Sì, beh, chiaro, sì, sono soddisfatto anche perché sapevamo che il Fiorenzuola ha il miglior possesso palla di tutta la Serie C, credo che stasera l'abbia anche dimostrato. Noi gli abbiamo concesso anche un po' di possesso palla in realtà perché sapevamo che poi sulle ripartenze potevamo essere pericolosi e loro hanno questa metodologia che fanno da 2 anni, anche bella da vedere, è chiaro, e siamo stati bravi. Sorgnoni, io direi, in tutti questi giorni ho utilizzato spesso con i ragazzi questa parola. Capacità della grande squadra di saper aspettare, saper difendere anche nella nostra metà campo, che non siamo molto abituati a fare, senza pensare a rivincite che contano veramente poco. E la rivincita ce la prenderemo quando avremo raggiunto il nostro obiettivo. Siamo in un periodo, non siamo né a fine campionato, dove secondo me i turni infrasettimanali. In questo momento si possono utilizzare giocatori tra virgolette migliori, cercando di preservare se ci sono delle problematiche particolari. Noi siamo un po' tiratini dietro. Oggi Giuliano e Luciani hanno avuto accenni di crampi e purtroppo non ho nelle migliori condizioni né Cauz né Cremonesi. Lì siamo un po' in difficoltà in questo momento qua, quindi dobbiamo essere bravi nel recupero. Devo dire che sugli altri reparti invece è una buona scelta. Io credo che verranno molto utili nelle prossime partite tutti quei giocatori che in questo momento stanno trovando meno spazio, che sembrano appena appena fuori, ma non sono fuori anche perché sono rimasti qui per mio volere, per volere della società, perché li riteniamo utili alla causa. 1 minuto, 5 minuti, 10 partite, 6 partite, quello che serve. Tipo, oggi il focus sull'obiettivo della squadra è maggioritario rispetto all'obiettivo personale. Beh, è chiaro, siamo un po' in tantini, chiunque andrà sarà un dispiacere perché sono giocatori miei che ho allenato fino ad oggi. Ho visto il direttore onestamente 5 minuti fa perché è rientrato da Milano, avremo modo di capire come sviluppare questa situazione, ma è chiaro che qualcuno dovrà essere messo fuori lista, poi non so esattamente le regole di ingaggio, nel senso non so se poi si può eventualmente toccare questa lista, mi metterà al corrente il direttore. E Montalto, come hanno entrato nel ripeto? Ma allora ci ho pensato, ma forse non era la partita adatta a lui, non sta benissimo. Ha bisogno di una settimana intera di lavoro, purtroppo non l'ha avuta perché col turno infrasettimanale si lavoricchia. Non mi sembrava il caso, oltretutto ho letto anche la possibilità di tanti spazi, magari per un giocatore come Varela poteva essere, ma alla fine chiaramente si dà priorità a quello che serve in questo momento. Arriviamo bene sulla palla, ci fermiamo bene, veniamo saltati poco, meno. Rimane il fatto che i diffidati rimangono, io li faccio giocare, non guardo questa situazione, anche perché prima o poi saranno anche squalificati, ma la rosa mi consente insomma di. Credo che oggi con i cambi nel secondo tempo abbiamo rialzato la squadra, siamo ritornati a essere aggressivi, quindi insomma i ragazzi che entrano mi mantengono il livello, quindi questa è una buona cosa. No, vabbè, Davide lo sapete perfettamente che è un ragazzo che io alleno da 4 anni. Fa della generosità assoluta, è quello che è il suo modo di fare calcio, esprime un'energia incredibile, è chiaro che a volte è prorompente in tutte le cose, è capace di quello che ha fatto stasera, capace anche di altre prestazioni, a volte non ha altezza, però credo che va dato merito a un ragazzo che ha aspettato, è stato infortunato, si è ripreso il posto e merita di andare avanti. Per noi è un giocatore che esprime tanto sul profilo dell'energia, è un componente importante di questo gruppo, è uno dei leader di questa squadra, chiaramente. Sì, di qualità, ma io credo che Eric ormai è già da un paio di mesi che è entrato nel mood giusto, ve l'ho detto tante volte, dell'allenamento. Va gestito come vanno gestiti gli altri attaccanti, ha capito che c'è una gestione anche verso di lui, a volte può giocare, a volte no. Ripeto, il focus in questo momento è soprattutto su quello che serve alla squadra in questo momento qua. Quindi titolari inamovibili ce ne sono pochi, dove posso ruotare, ruoto, senza preoccuparmi insomma di quello che può essere la reazione del calciatore. Sì, devo dire che ormai siamo 4 squadre, credo che poi siano anche quelle che tutto sommato ci si aspettava alla vigilia di esserci.
Ogni giornata che si vince è una giornata in meno, vincono anche le altre, chi bene, chi meno bene, ma le partite le vincono, quindi diventa anche una guerra, non una guerra, no, guerra no. C'è un aspetto psicologico importante, noi dobbiamo cercare di dare molto fastidio anche all'avversario, una squadra che vince sempre, sappiamo che è dura, le altre ribattono colpo su colpo. È bene che ce ne siano 3-4 rispetto all'anno scorso che si combattono le prime posizioni, credo che gli scontri diretti faranno un po' la differenza, come solito che sia, credo nel prossimo mese. L'importante è avere un punto in più alla fine, è una risposta banalissima, lo so, cado in una banalità incredibile, ma i grandi allenatori risponderebbero così. Sì, stiamo trovando una buona continuità, questo è certo. Verranno momenti anche diversi, dovremo essere bravi tutti, quando non avremo questi momenti di grande euforia, grande entusiasmo, e a saper raccogliere i cocci, se ci sarà da raccogliere i cocci, a rimanere concentrati, che siamo in volata con le altre squadre. Quindi siamo dentro anche noi, quello che volevamo, noi ci siamo proposti all'inizio dell'anno di poter essere a questo punto in volata con gli altri. Lo siamo, ma ci sono anche le altre. No, Paolo, spero vivamente, visto che giochiamo anche di lunedì col Gubbio, di poterlo avere a disposizione. Gli altri l'ho recuperati, onestamente Fausto è venuto in panchina per dare sostegno, però da domani penso che comincerà anche lui ad allenarsi con noi abbastanza bene, così come Montalto. Cremonesi è ancora da rivalutare un attimino. Cauzza invece è rientrato. Sì, sono contento per il gol, sono contento soprattutto per la vittoria della squadra. Era una partita difficile, ci ricordavamo il Firenzuola all'andata, però siamo scesi in campo con la convinzione che sarebbe stata una partita diversa e sappiamo che siamo migliorati tanto, soprattutto nella consapevolezza di noi stessi, quindi siamo andati in campo sicuri di noi e abbiamo fatto una grande partita. Ma sono cambiato anch'io tanto, sicuramente ho ritrovato il campo più spesso, quindi più giochi, più prendi confidenza, più conosci i tuoi compagni, più riesci a fare gol, quindi di sicuro mi sento migliorato e spero di continuare così. No, credo sia presto, di sicuro sono partite importanti, ma come lo erano tutte queste che abbiamo affrontato finora, perché ogni partita vale 3 punti, quindi non credo ci siano vittorie scontate o vittorie che decidono il campionato. Noi abbiamo un obiettivo, lo sappiamo, e partita per partita, credo che se continua così nessuno ci potrà fermare, ecco. Sì, di sicuro sì, e purtroppo non mi è venuto, però diciamo che provarlo già è sintomo di fiducia. E sono fortunato perché anche l'ambiente ci dà una grande carica, il mister anche lui è il primo che ci dice di divertirci in campo. Ovviamente prima di fare le cose più importanti come oggi poteva essere magari difendere contro il loro grande possesso palla per poi ripartire, però poi una volta che abbiamo la palla anche noi dobbiamo divertirci e sono molto contento del gol, lui ha messo una gran palla, ha fatto una grande partita, quindi sono contento. Eh sì, 2 assist e poi un gol bellissimo che gli hanno annullato, non ho capito bene il perché, però purtroppo è andata così. La positività di un singolo è sempre data dalla squadra e questo ne sono pienamente convinto. Quindi credo che abbiamo fatto un'ottima partita, sapendo le qualità dell'avversario. Poi sapevamo che avrebbero potuto esserci degli spazi importanti in ripartenza, cosa che obiettivamente poi è capitato. Li abbiamo sfruttati bene e sul fatto personale penso che in quel frangente lì anche le mie caratteristiche magari si sono viste maggiormente, però obiettivamente credo che sia senza dubbio una vittoria di squadra, credo che abbia fatto davvero una grossa partita, poi adesso la rivedrò, ma c'è poco tempo, adesso venerdì ripartiamo, quindi ci godiamo il momento per questa sera, domani pensiamo già ad altro. È stata una partita brutta, insomma, dove abbiamo fatto tanti errori. Non arrivavamo mai sulle seconde palle, loro ci sbucavano sempre e riuscivano sempre a fare azioni positive, insomma, per loro, quindi quella partita lì noi come se non fossimo scesi in campo. In memoria proprio di quella situazione lì abbiamo sempre parati ottimamente. Sapevamo del loro palleggio, loro hanno tutte giocate codificate, sono molto bravi come squadra, per essere sincero. Penso che abbiano anche uno dei possessi palla maggiori di tutta la Lega Pro, perché abbiamo visto le statistiche. E
e abbiamo deciso di attenderli un pochettino per evitare di creare spazio che loro con queste giocate brevi potessero metterci in difficoltà. Credo che, come ho detto prima, siamo stati bravissimi a farlo. Penso che, insomma, gli abbiamo fatto male nei momenti dove obiettivamente dovevamo fargli male, quindi quello che abbiamo preparato è stato fatto e credo che la vittoria sia giusta, ecco, insomma. Uno, perché comunque loro sono una squadra che sta iniziando a mettere giocatori sempre più importanti all'interno della rosa e sta facendo bene. Oggi penso abbia vinto, quindi sicuramente ci aspetteranno. Ci aspetteranno, già l'anno scorso è stata una partita tosta, abbiamo pareggiato alla fine e ci aspetta una partita davvero, davvero tosta. In più abbiamo poco tempo per recuperare, ma penso che questa squadra, anzi questa rosa, sia talmente ampia che nel momento in cui dovesse esserci un po' di stanchezza, ragazzi che giocano, che entrano, c'è cioè un livello talmente alto che non penso che ci possano essere problemi, ecco. Faremo sicuramente la nostra gara, andremo là sicuramente per vincere. Dopo l'infortunio ho lavorato parecchio per questo, insomma, speravo di ritrovare la forma fisica migliore nel più breve tempo possibile per cercare di dare una mano ai ragazzi. Lavoro molto bene col prof, anche in palestra, quindi stiamo attenti ai minimi particolari per non lasciare niente al caso, quindi anche perché c'è un obiettivo importante e per me lo è tanto, insomma. Io, beh, non dico niente, lasciamo perdere, lasciamo stare. Comunque, grazie, grazie. No. Non è il primo che faccio. Perché, devo essere sincero, non ho augurato delle buone cose al guardianino. Poi ho chiesto scusa alla fine. No, non volevo sapere il motivo per il quale mi aveva. Volevo arrivare lì, hai detto qualcosa alla Mini, ma Sì, attentato. era sotto la doccia, ho detto qualcosa. No, vabbè, obiettivamente è saltato davanti al portiere e gli ha impedito un po' di vedere il pallone. Se sullo 0-0 mi annullano questo gol qui, probabilmente anche qualcuno degli distinti poteva entrare in campo, però vabbè, a parte quello, dai. No, è stato proprio lui perché io la palla l'ho messa davvero forte. Ci stiamo impegnando ultimamente stiamo vedendo parecchi video anche per gli attaccanti, che obiettivamente arriviamo magari tante volte sull'esterno a mettere palle dentro e stiamo cercando di visualizzare e capire dove fare le giocate in modo tale che noi sappiamo che quando arriviamo lì abbiamo tre giocate. Primo palo, dietro, secondo palo, codificato. Secondo me è anche frutto, insomma, del lavoro che stiamo facendo ultimamente con Sauro che ci sta dando una mano con i video. Io mi sono sentito anche prima della partita, mi sento spessissimo, sento più lui che la mia famiglia quasi. Devo essere sincero, il suo infortunio mi ha scosso un po'. Uno perché sicuramente non se lo merita, due perché abbiamo un rapporto talmente sano e talmente bello che manca un po', devo essere sincero, anche negli allenamenti noi ci fermavamo sempre a calciare, a crossare, eccetera, eccetera. Sicuramente, glielo scriverò anche dopo, non ho segnato, ma comunque i due assist, comunque la prestazione sicuramente un po' la dedico sicuramente a lui. Spero che possa tornare nel più breve tempo possibile. Tutta la squadra lo aspetta, io in particolare.